ostinata. Non sei più abituata, non sei più abituata. Ma com'è? Sincera? È piccolo, vero? Lo sta tenendo Diego, ma bravo! Chiara, sei con Leo? Prima volta il nonno Dino col nuovo nipotino! Dove è sparito? Dove è finito? Cercatemi insieme! Ciao a tutti, macchiette e macchiettine! Allora, non so da che cosa iniziare, forse dalla cosa, una delle cose più belle che mi sia mai successo. E sinceramente io penso che oggi sia il terzo giorno più bello della mia vita, dopo aver partorito Chiara e Diego. Sono ufficialmente diventata zia di mia sorella. Quindi è appena nato il mio piccolo nipotino. Vabbè ragazzi, io sono troppo emozionata, ho il cuore che mi batte a mille e nulla. Ora, dato che prima che tornerà mia sorella a casa dall'ospedale ci voglia qualche giorno, non lo so, volevo condividere con voi questo momento perché mi ha appena chiamato mia mamma. Sono le 9:30 del mattino, ho ancora le persiane chiuse, quindi vi chiedo scusa, ma è appena nato. Quindi Chiara e Diego sono a scuola, tra qualche giorno partiremo per finalmente andarlo a conoscere e soprattutto farvelo conoscere. Quindi per me è una cosa super emozionante, super bella, e non lo so amici, mi batte talmente tanto forte il cuore che non lo so, non ho parole, non ho nulla, però non lo so, volevo dirvelo e volevo lasciare questo ricordo che per me è fondamentale, è bellissimo. Mi hanno mandato una foto, è biondo, ha gli occhi chiari e non lo so, sembra quasi come se avessi partorito io. Vabbè, e le mie sorelle sono pezzi del mio cuore, quindi penso che sia anche normale e scontato. Però vabbè ragazzi, tra qualche giorno partiremo, oggi è il 24 e quindi non lo so neanche quando lo vedrò, non so quando lo vedrò per la prima volta, come reagirò, se piangerò, se Chiara e Diego piangeranno, non lo so. Vai a vedere su Instagram la reazione di Chiara e Diego quando l'hanno visto per la prima volta in video e foto. Quindi vai su Instagram Mamma Giulia figlia Chiara, oppure figlia Chiara e figlio Diego, e vai a vedere la reazione di Chiara e Diego quando l'hanno visto per la prima volta. Ciao a tutti macchiette e macchiettine, oggi ho deciso di fare un inizio video completamente diverso. Nessuno era pronto e preparato, ma bensì sappiamo tutti dove stiamo per andare oggi, perché oggi ci faremo 750 km per andare a conoscere il cugino. Allora amici, ebbene sì, mia sorella è diventata finalmente mamma alla bellezza di 36 anni quasi, quindi come possiamo non andare a conoscere il nuovo arrivato nella famiglia nostra? Quindi ragazzi, oggi partiamo, faremo un sacco di cose, un sacco di chilometri in macchina, faremo un sacco di giochi in macchina, andremo finalmente a conoscere il nostro cuginetto. Che dire, Diego, sei contento? Sì. Vabbè, scusate ma le sedie qua sopra è perché il pavimento Rocky lo sta sporcando, quindi dovrà essere lavato. Vabbè, ma quello non è un dettaglio, ma bensì mamma Giulia ora si farà colazione e poi inizierà a preparare le valigie. Allora amici, io sto facendo colazione, ovviamente penso che tra qualche ora dovremo partire. Devo ancora fare le valigie, quindi devo ancora organizzarmi, devo fare un po' di cose, però dai, ci siamo, manca poche ore e finalmente potrò conoscere il mio nipotino. Allora amici, diciamo che è andato tutta la grandissima, perché non mi aspettavo che lei arrivasse già a casa così veramente in maniera velocissimamente veloce. 4 giorni e l'hanno direttamente spedita a casa sia lei che al pupetto. Quindi amici, che dire, sarà il viaggio della speranza, ma il viaggio per finalmente conoscere mio nipote. Quindi ragazzi, un bel cappuccio e si parte per andare a fare le valigie. Non c'è giorno che non penso a Pallino, mi viene un po' di nostalgia, però ebbene ragazzi, è così, è il cerchio della vita e niente, però devo essere positiva. Se vuoi sapere che è successo a Pallino, guarda il video che l'abbiamo pubblicato e scoprirai che cosa gli è successo. Però mi sta venendo la nostalgia, niente, andiamo a preparare le valigie. Allora
amici, come potete notare siamo in fase preparatoria per fare le valigie e un disastro colossale qua dentro, sì lo so. Vabbè amici, mamma Giulia fa le valigie e poi torna da voi. Ovviamente in queste tre scatole ci sono i regali per il pupetto e per la zia Ale che è diventata mamma. Ovviamente non vi sveleremo ancora il contenuto, a parte che questo lo capite perché sono pannolini. Per il resto è ancora tutto surprise, perché vi farò vedere anche quando la zia Ale aprirà questo pacco. Penso che rimarrà a bocca aperta sicuramente. E niente, quindi anche qua sta cominciando a, tra virgolette, a prendere forma la nostra partenza. Le valigie sono già aperte, le devo solo più assemblare. E partiremo finalmente per questo super fantastico viaggio, che passeremo dei giorni con il cuginetto e non vedo l'ora di vederlo, di baciarlo, soprattutto vedere la faccia di Chiara e Diego quando lo vedono e lo tengono in braccio per la prima volta. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale perché in questo video vedrete anche questo. Quindi non vi anticipo ancora troppo, ma sarà fantastico, lo so già, lo so già, lo so già, lo so già, e non vedo l'ora di partire, e non vedo l'ora di partire. Vabbè ragazzi, devo continuare a fare le valigie, perché se perdo tempo con voi poi non posso fare le valigie. Ovviamente lui è andato dal parrucchiere a farsi bellissimo. Girati, fatti un po' vedere. Ma che taglio super fashion! Ti piaci? Sì. Oh, finalmente con i capelli tagliati. Vabbè, ciao, vai in macchinina? Sì. Ciao, io continuo a preparare le valigie. Allora amici, finalmente siamo saliti in macchina, abbiamo caricato tutte le valigie, speriamo di non aver dimenticato nulla, abbiamo anche caricato tutti i regalini per il nuovo arrivato in casa nostra. Vabbè amici, che dire, ora iniziamo il viaggio più lungo di sempre. Quasi 700 km in macchina. Vabbè amici, tanto faremo delle soste, ci fermeremo a far pranzo, cioè ci fermeremo, quindi noi vi faremo vedere ogni tappa fino ad arrivare da Leo e finalmente lo possiamo vedere, tenere in braccio, e ovviamente ve lo mostreremo, quindi non vediamo l'ora. Vabbè amici, che dire, inizia il nostro viaggio all'avventura per andare a conoscere Leo. Ovviamente prima di partire abbiamo fatto tappa per comprare le scarpette nuove a Chiara. Allora, Chiara si sta mettendo le calzine che abbiamo appena comprato da H&M, perché gli servivano quelle un pochino più alto, perché dovete sapere che Chiara si è comprata gli anfibi delle Dr. Martin e ovviamente gli dà fastidio se la calzina è bassa. Allora abbiamo appena comprato il calzino un po' più alto. Che bella faccina. Ok, Chiara si sta sistemando, andiamo a fare la pappa e poi mettiamoci in viaggio. Sì sì, io ho una fame assurda, incredibile. Io non ho fatto colazione stamattina, eh. Andiamo? Ci sei amore? Ci sei Diego? Allora stiamo mangiando qualcosina, ok? Il cameraman è diventato Diego e andiamo a tavola. Ci siamo appena seduti, Chiara e Diego stanno facendo il puzzle. Noi dobbiamo trovare delle parole ogni volta che vediamo qua e abbiamo sempre queste ferme. Wow! Cioè, poi sempre lo stesso gioco, però è lo stesso taglio. Sì? Difatti. E chi ne trova di più vince. Ma anche un po' possiamo. Va bellissimi, sono i miei figlioli, stanno giocando a puzzle. Dimmi che sei in dispensa senza dirmi che sei in dispensa. Devono trovare tutte le parole e vediamo tra poco chi ne ha trovate di più. Papà Antonio è super indaffarata al lavoro. Sempre. Al lavoro, al lavoro. E mamma Giulia oggi si è ordinata una Coca Zero, completamente zero zuccheri. Finalmente siamo nel garage del centro commerciale. In realtà dovevamo prendere i Dr. Martens, ma era dovevamo così. Prendere solo gli anfibi per Chiara, ma alla fine ci siamo anche fermati. Poi quindi mi sono portata anche le ciabattine. Si è portata anche le ciabattine. Vabbè amici, noi partiamo e speriamo che il viaggio vada tutto ok. Siamo in viaggio, Diego sta dormendo, invece Chiara sta guardando il telefono e praticamente ragazzi siamo quasi a metà strada.
Adesso penso che papà Antonio tra poco si fermi, così andiamo a fare tappa. Mi sono sparato 250 km senza fermarmi. Bravissimo. È ora di fermarmi a fare rifornimento. Fare rifornimento, svuotare il serbatoio della pipì e soprattutto andare a comprare qualche schifezza all'autogrill. No, no. Sì. Ho proprio voglia di quel cioccolatino cioccolatoso. Pancina. Quindi mi dispiace, tra poco ci fermeremo e faremo tappa autogrill. Sì, qua. Vabbè, amici, niente. Quindi tra poco dovremmo fermarci e siamo arrivati a metà strada. E ovviamente, amici, faremo tappa. Prima di andare in Piemonte faremo tappa in Liguria, dove ci fermeremo una notte e andremo a trovare anche gli altri cuginetti di Chiara e Diego. Quindi stasera mangiamo dalla nonna. Quindi stasera tappa in Liguria e poi domani mattina presto andiamo a controllare Casuccia. Andiamo a controllare e poi partiamo per il Piemonte domani mattina abbastanza presto. Quindi vabbè ragazzi, a breve ci fermiamo in autogrill. E sembrerebbe che Diego si sia anche svegliato. Siamo arrivati all'autogrill. Praticamente il cielo è già buio. E lo so, mi sa che l'autogrill ora avrò delle emozioni, perché prenderò tanto di quel cioccolato. Papà Antonio, tanto di quel cioccolato. Sì. Dopo che ti viene mal di pancia. No. Sì, tanto cioccolato fa male. No. Certo. Sì, è vero, bimbi, mi raccomando, non mangiate troppe schifezze, che perché vi viene mal di pancia. Allora, bimbi, vi state preparando? Bella, devo uscire. Devo uscire? Bella. Io sono bellissima, non sono bella, sono bellissima. Io invece bellissimissimissima. Io sono un tocco più di patatino. Vabbè ragazzi, andiamo all'autogrill a esprimere qualche emozione. Mamma, oh, mi serve un fazzoletto. Bianca, ce l'ho già. Prenditi il fazzoletto. No, qua non ne ho più. Guardate, amici, aspettate, guardate il posto. Ce l'hai tu? Non c'è il posto segreto. Perché la tu? Allora, papà Antonio, come un bravo cittadino, ha preso tutta la spazzatura e la sta per buttare. Sembra un fazzoletto, in realtà ce ne saranno 50. Sì, sono tutti fazzoletti, perché mi raccomando, non si butta mai nulla fuori dal finestrino, vero? Giusto. Sempre nella spazzatura. Andiamo all'autogrill. Diego. Oh, che gioia. Che gioia, ragazzi, che gioia. Vabbè, vi state prendendo qualcosa voi? Non so cosa prendere. Non prendete niente? No, non è che sei obbligato, Dai, su, veloce, che poi ci prendiamo qualcosina da mangiare. Non hai fame? Guarda il microfono per lo speaker radiofonico. Diego. Ma cosa te ne fai? Cipi. Dai, avete scelto qualcosina? Io ce l'ho Boxing, mi sa. Questo qua? Io ce l'ho questo qua di Crozen. Ciao, mamico. No, non lo prendo. Cosa te ne fai poi? Chiara, tu ti prendi quello delle LOL Surprise? Top. Mamma, secondo te questo, oh amore, tu preferisci per prendere questa qua, levati Chiara, questa o questa? A me è questa. Ma che giocone. Sinceramente più bella questa, ma questa ce l'avevi già. Quella ce l'avevi anche. Questa, però dobbiamo prendere una questa cosa. Mamma, dobbiamo prendere una cosa che costi uguale. Guarda anche questa piccolina, che carina. Più sono piccole più vanno veloci. Non è vero. Sì, è vero. Fatelo dire anche da papi. Allora, abbiamo scelto di... Fammelo vedere. Aspetta, fammi vedere quale che hai preso. Guarda che c'ha il volante così, Ti piace col volante così? Ma va veloce. Ah, questo non lo so, amore. Quello che va più veloce. Allora, ricordati che le macchinine più sono leggere, più vanno veloci. Perché più sono piccole, sono più leggere. Se io mi prendo quella là va veloce. Secondo me sì, amore. Perché anche guarda il volante com'è. È tipo come il joystick della Play. Dai, sì, ha scelto. Papà Antonio ha preso anche qualche bottiglia di vino. Diego ha preso la macchinina. E Chiara, mi fa vedere cosa hai preso? Ma. Unboxing LOL. Ragazzi, mamma Giulia ha anche comprato il burro cacao, perché l'ho dimenticato a casa. Vabbè amici, abbiamo acquistato quello che dovevamo acquistare. Ora mamma Giulia, felicemente felice, e papà Antonio si sta arrabbiando, perché dice che nessuno deve mangiare sulla macchina, perché ha paura che si sporcano i sedili. Infatti, daglielo tu da mangiare o no?
Ma perché? Ma perché? Perché? Oh, adesso io mi mangio il mio bellissimo e buonissimo Tronchi! No, io invece apro l'unboxing. Apri l'unboxing e mamma Giulia invece mangia un Tronchi. Vado. Vai! Tronchi. Wow, poi no, fammi un po' vedere. Scrunchy. Addirittura. No, non sei contento tu? Diego, perché c'è un musino? Ho preso la macchinina. Non sei contento, amore? Abbiamo preso la macchinina quella piccolina, così a casa della nonna va velocissimo. Metti le pile intanto. Adesso vi do lo metto. Tre scrunchy. Vabbè, Chiara, adesso cintura, perché papà deve partire. Ah, ok. Nel mentre che papà Antonio sta facendo il rifornimento. Chiara sta continuando ad aprire il suo LOL Surprise. Sì, poi. Ah, e ovviamente non è nessuna sponsorizzazione perché l'abbiamo acquistato ora in autogrill. Ah. Poi andiamo a scoprire cosa c'è. Wow! C'è un altro! Che sicuramente bisogna completare. Ah. No, vabbè, adoro! No, bellissimo! Poi, che cos'hai di altro? Poi c'ho il braccialetto! Tutto glitterato, adoro! Cambiare, guardate. No, vabbè, io adoro. C'è altro? No. E ovviamente Diego sta mangiando il suo ovetto Kinder, vero amore? Sì. Buon appetito. Noi stiamo per partire per fare di nuovo l'altra metà del viaggio. Dovremmo tra poco essere arrivati, ma soprattutto, amici, dovremmo finalmente vedere i cuginetti questa sera, che ve li faremo vedere tutti quanti, ve li rifaremo vedere e poi domani mattina partiremo per conoscere finalmente Leonardo. Facciamo un altro, Diego. Chi? Subito. Lo vuoi, fratellino? Mi hai portato a guardare gli occhi di tua madre. Fratellino o sorellina? Fratellino. Fratellino o sorellina? Nessuno dei due, grazie. Gemelli, uno maschio e uno femmina. Ah, direttamente. Sì, da 4 passiamo a 6. Direttamente. Suocera, fratellino o sorellina? È meglio che non mi pronuncio, se no mi faccio un modo. Sì, non sei più abituata. Non sei più abituata. Ma è vivo? No, prima ha detto lì. Assomiglia al bombolotto quello che abbiamo a casa. Mica? Ma com'è? Sincera? È piccolo, vero? Voglio prendere un po'. A casa. Arriviamo a casa. A casa. Ho fatto da dividere. Dai, puoi baciarlo. Com'è? È piccolo, Prima ha aperto gli occhi, ha fatto così. Anche prima, lui, sai come ha fatto? Ha sorriso così, guarda. Ma invece Diego si vergogna. Non mi vergogno. Leo, quando guarderai questi video, dirai, ma che cosa facevano i miei cuginetti? Chiara, com'è? Flaccida la sua testolina, è molle. Chiara? Lo porti a spasso per la prima volta! I miei cuccioli grandi loro! Eccoci qua! Con il mio primo nipotino di sangue! Vabbè ragazzi, che emozione! Mio! Si addormenta! Non riesce a bere il latte. Primo ruttino al mio nipotino. Prego, adoro. Oh, siamo arrivati a casa della zia per vedere i super regali che aveva lasciato Babbo Natale qua in Piemonte. Ma che cos'è? No, vabbè, la McLap. Non l'avevi mai vista? Mamma ti aiuta. Ma perché non volevo rovinare il gioco, ma. Vai, che non lo rovini, vai, tranquilla. Che cos'è? Guarda che c'è anche la maschera. Gira. Oddio. È tua. Tura. Secondo me è da collano. Sei sicura? Io sono ancora il primo. No, mamma. Com'è? Ma no! Tanto amore, papà ce l'ha in macchina, te le porta, glielo dico. Sei a me mi piacciono gli alieni.
quelli così. Ma no, 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 io amo gli anelli così. Li ami? Oh, che cos'è? Color. Come è color? È della C. No, mamma! Mamma! Oh! No, mi sta prendendo l'infarto. Che infarto ti sta prendendo? Mamma, mi sta prendendo! Mamma! Cioè, il kit per farti le unghie? No, oh, mamma, io, no, a me mi viene... Abbiamo ascoltato No, aspetta un secondo! No, mamma! Io lo vedo sempre su te, però... Perché ti tagliamo con il coltello? Sta arrivando Matti, sta arrivando Matti. Su Amazon, su Facebook. Eccola qui, questo è il tuo prossimo regalo, lo puoi portare a casa? Mina, spostati. Amore, piano, poverina. Grazie, ciao. Allora, mamma, io... Ascolti. Allora, io su Temo, su Amazon, vedevo sempre questi kit e li volevo comprare. Cioè, no, vabbè, Chiara, devi ma fare... Ma c'è pure la lampada. Come la lampada? Ma la vedi? No, un infarto mi sta prendendo, zia. Ma quanto è stato bravo questo Babbo Natale quest'anno? No, mamma, 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 mamma. Dai, bene. Allora, Chiara, glielo diamo invece a noi il regalo alla zia Ale. Vieni qua, zia. Se ti puoi piegare. Prima di aprire. Secondo te? Che cos'è? Una borsa. Quello l'abbiamo capito. Una borsa per toccare a passeggino. Ok, più o meno la marca hai già pensato a quale può essere? Secondo te, dai, spara. Dai, sparane una. Ok. Così che potrebbe essere qualcosa borbonese. Che... Sì. Okay. Ok. Comunque ti dico che nessuna delle tre è. Ok, allora ti posso dare? Ti do quattro. No, una cosa, no, aspetta. Voglio capire, il colore è indefinito, nel senso che va bene con tutto. Con tutto. Okay. Quindi è l'unica marca che va bene con tutto. Sì. Macchiette, macchiettine, super novità. Potrete ordinare oppure acquistare in tutte le librerie d'Italia oppure nel link in Amazon che vi lascio sotto nel link in descrizione il nostro nuovo libro Il mistero di Madame Mystero. Fatemi sapere che cosa ne pensate e correte ad acquistarlo. Barbury va bene con tutto. No, glielo fai spoilerare. No, 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 no. Poi è del tipo, che ne so, Prada va bene con tutto, sì, ok, boh, che ne so, Gucci va bene con tutto, va bene con tutto. Ok, sì, ancora lì siamo oltre, ok, che... o basso, cioè, boh, non lo so, vabbè, dai, prova ad aprire. Io volevo basso. Non è che no, dicembre no, sì, anche perché non è che è così. No, ascolta. Allora, io prima voglio che tu prima leggi il biglietto. Allora, ti ho voluto ingannare fino alla fine lasciandoti la scatola che mi hanno mandato. No, non è quello il biglietto. Il biglietto mi sembra che è... Ah, quella è la garanzia. Questa è la garanzia. I biglietti questi qua, no? Dov'è? Sì, prova a guardare uno di questi perché me ne sono fatti fare due o tre per... No, non è neanche quello. Eccoli qua. Uno dei due. Mi sembra che uno è vuoto e l'altro è... c'è scritto. Questo è vuoto. Ok, brava. Ok. Allora, anche se sarai una mamma, ma dovrei essere una mamma con stile. Ti amo, sore. Cioè, ma io non pensavo con stile così tanto, cioè, volavo... No, ma aspetta, aspetta, devi guardare dentro. Cioè, non sai neanche ora che cos'è. Guarda, guarda. Molto bella. Molto, secondo me è bella, poi... Questo è il colore per il mio preferito, il verde. Vede speranza? Sì. Allora, devi aiutarmi, credete voi di... Okay. Perché è bella pesante. Grazie. Ok, togliamo la scatola sotto. Ok. La marca l'ha già vista la zia. No, vabbè, sei pazza. Vabbè, è quella che te la porterai con la crescita, non è solo quella. Ok, aspetta, devi aprire dentro. Ti ho fatto aggiungere una cosa dentro che non era inclusa. Mamma. No, è proprio impermeabile apposta, lo fanno apposta. E dentro ti ho fatto aggiungere io una cosa perché so che quando andrai in giro ti servirà. Il latte. Eccolo lì. Sì. Ho capito. Ma guarda,
siamo andati, non volevamo occupare uno scrauso, era nero. Allora Leo, allora fatti chiare amicizia lunga, perché questa è una roba che ha guai. Se c'è un compromesso con tua madre, non si sa cosa, ma dopo rendo lei. Vabbè, comunque adesso saprai scegliere, non lo userai solo per adesso, lo userai nei prossimi anni, anche quando ti sposterai con lui, c'è molto spazio. Vabbè ragazzi, avete visto il regalo per l'anziale? Hanno messo le batterie alla macchinina, wow, ma è bellissima. Aspetta, ferma, vediamola bene. Addirittura a tutti. Fammi un po' vedere. No vabbè. Vabbè amore, da 1 a 10? 10. Meno male, va velocissimo. Vediamo un po' questo Iron Man. No vabbè, adoro. Com'è da 1 a 10? 10. Benissimo, sei bellissimo. Chiara che fa la cuginetta grande. Ora tocca a Diego. Muovilo. Belchi. Stiamo per uscire e Chiara sta facendo la cuginetta grande. Oh! Per la prima volta lo zio Antonio tiene in braccio Leo, ma che emozione! No, vabbè, adoro. Com'è? È piccolo? Piccolissimo, è troppo bello. In pratica hanno passato l'intera giornata così. L'intera giornata! Ciao, è finito! Ragazzi, siamo appena usciti da casa della zia, diretti subito all'albergo, che ora ve lo faremo vedere dove alloggeremo questa notte. Qua abbiamo parcheggiato e ora stiamo per andare a vedere l'hotel, che sarà un appartamento. E poi dovremmo dare, Chiara, dovremmo dare un voto poi all'hotel. Se c'hai paura? Ma ti spaventi della tua stessa ombra a volte. È già andato a vederlo. Il voto all'hotel. Sì, e noi invece non l'abbiamo ancora visto. Come si chiama? Appartamento. È un apartment. Carino. Ovviamente amici, noi daremo poi il voto. Ho preso in braccio Leo. Sì, sembra che ho in braccio Leo. Wow, ma che bello. Allora amici, abbiamo deciso che d'ora in poi ogni volta che andremo in qualche hotel daremo personalmente il voto, perché ovviamente le recensioni faremo direttamente FGFC recensioni, quindi andiamo a scoprire questo albergo che voto gli diamo. Papà Antonio si ricorderà dov'è? Ragazzi, a prima vista darei un bel voto 10, soprattutto per la pulizia, vero Chiara? E sembrerebbe che ci siano abbastanza camere dai numeri. Non è una stanza sola, ma bensì è un mini appartamento. Sì. Abbiamo una signorina tutta nuda. Poi vabbè, abbiamo le foto anni 50-60, di cui qua c'è Marilyn Monroe, Elvis. E vabbè, non mi spegnete la luce. Ragazzi, devo dire che è molto molto ben tenuta. No, vabbè, adoro! Ma... Papà Antonio si era addormentato là. Vabbè, io devo ammettere, amici, che è veramente fantastica questa stanza. E ragazzi, ecco a voi il bagno. Scusate, tutto messo male, ma papà Antonio oggi è venuto a farsi la doccia, mentre che noi eravamo dalla zia Ale. Allora, amici, devo ammettere che addirittura anche il bagno è bellissimo. Ma papà Antonio, ma non me l'avevi detto che era così bello? Cioè, allora, Chiara, voto da 1 a 10. No, 1, 10. 10. Diego? No, Diego, esci da lì. Allora, da 1 a 10? 10. Ok, papà Antonio dove sei? Da 1 a 10? 10. Molto bello. Bene. Allora, io per la posizione darei un voto 10, perché è super in centro ed è super comodo. Pulizia, voto darei anch'io 10, perché ragazzi, credetemi,
non c'è nulla di non pulito, è molto pulito, anche il bagno è super disinfettato, e darei anche un voto 10 alla bellezza, perché secondo me è tanto. E allora, darei anche voto 10 alla cordialità, perché sono stati super gentili. Oh. Allora amici, vi faccio vedere un po' io nel dettagliato la cucina. Venite nel dettagliato, nel dettaglio, guardate nel Chiara. Ok, partiamo dalla cucina, che lì ci dico. Vabbè, guardate, ci sono un sacco di cassetti, vabbè, ora non ci interessa. E ci sono 4 fornelli, poi c'è il microonde, poi c'è il tavolo con le sedie, ci sono 4 sedie e si possono sedere 4. Super super utile, vabbè, poi qua ci sono i quadri, un quadro. E quadri? Sì, due, dico plurale, ragazzi, io non so dire plurale, vabbè. Si dice così, plurale. Vabbè, scrivetecelo qua sotto nei commenti come si scrive. Ora Diego si laverà con lo spazzolino verde nuovo, i suoi fantastici dentini. Papà Antonio prende il bicchiere d'acqua. Sì, bravo. Poi amici, vi faccio vedere il kit, quello delle unghie. Sì, va bene, Chiara, però prima lavati anche tu i denti, così ve li lavate insieme. Mannaggia. Prendi il bagno. Sì, aspetta che intanto vai. Puoi andare, tanto amore, non ti firmo. Stai così tranquilla. Bravo. Allora, di così, faccio io, dai, stai dritto. Facciamo bene sopra. Mi raccomando, bimbi, ricordatevi di farvi lavare bene i denti dal vostro papà o dalla vostra mamma. Se non siete ancora autonomi a lavarli, noi gli diamo una mano a Diego, perché sennò rischia, tanto che lui ha sofferto parecchio di denti. Dovete sapere che Diego ha avuto delle carie veramente enormi. Bravissimo Diego, sputa. Bevi un pochettino d'acqua dal bicchiere, bevi e sputa, vai. Fallo 3 volte, eh. 1, 2. Ecco, bravo papà, ha fatto danno. Vabbè, adesso anche mamma Giulia si laverà i denti, pure Chiara. Vai, dietro di te. Vabbè, Diego, notte. Vai. Bravo. Tutti dormono. Stanno già dormendo tutti. Niente, ci vediamo domani. Buongiorno. Buongiorno mamma Giulia. Buongiorno Chiaretta. Niente, oggi che per Chiara non è un buongiorno, non si vuole alzare, vuole rimanere a dormire. E oggi Chiara, il suo outfit sarà con la gonnellina, i calzettoni belli pesanti e il maglione tutto peloso, perché oggi c'è la festicciola di Leo. Di Leo, nostro cuginetto, mio nipotino. Cucciola, cucciola. Diego anche lui sta continuando a dormire. E niente, nel mentre mamma Giulia si va a preparare. E poi invece ci abbiamo papà Antonio, che è già pronto. Fatti un po' vedere papà Antonio. Buongiorno. Oggi che look che hai? Look con il mio pantalone rosa. Sembra viola, quasi viola. Sì, viola blu. Mm-hmm. Dolce vita bianco. Sì, perché fa freddo oggi. Wow, tutto in tinta. Allora, ci siamo? Ci siamo? Oh, valigie fatte, noi preparati. Mamma Giulia adesso si mette la giacca. Salutiamo la nostra stanzetta. Chiara, fatti un po' vedere che outfit che hai con la gonnellina oggi. Ma sei super fashion. Vabbè, amici, anche qua bagno, non ho dimenticato nulla. E finalmente ora andiamo da Leo. Però prima tappa a fare colazione. Chiara, cioè, stiamo a fare colazione, già tu prendi le nutelline? Ma sei normale? Ah sì, va, prendine 3. Perché? Voglio metterlo qua sopra, se non trovo il forno. Ah, hai una bella fetta di crostata, mi faccio dare. Eccoci qua a fare colazione. Papà Antonio ha preso anche lui la crostata, ma mi sa che l'ha già mangiata. Io anche. Io ho mangiato il blue cheese con la Nutella. Adesso si sta facendo fare un altro panino con la Nutella. Diego, briochina ripiena di Nutella, succhi, e tra poco arrivano i nostri cappucci. Oh, amore mio, sei sveglio oggi, eh? Che bella tutina che abbiamo. Ne avevamo un'altra, ma dille un po' la zia cosa hai combinato. Cosa hai combinato? Ha fatto la papà? No, ha mangiato il lettuccio e tac tac. Quando l'abbiamo messo in bavaglione era già tardi. Vero? Lo sta tenendo Diego, ma bravo. Come, ma ciao?
Volevi il bacino sulla fronte? No, però non ce la faccio. No, no, non ce la faccio. È arrivato il nonno Dino e la zia Vittoria. Voglio vedere la loro faccia quando lo vedono. Facciamoci vedere la faccia. Guarda che piccola. Hai visto? È arrivata la zia con un bel disegno per Diego. Ma l'ha fatta la zia. E per Chiara. Che bello. Come hai fatto qualcosa anche per me? Allora, non è venuto benissimo. Però io comunque l'ho fatto. Gliel'ho mandato io le foto. Muovo qua. Grazie amore. Festicciola di Leo, tutto preparato spettacolarmente, ma ogni minimo dettaglio. Ogni posto un orsetto. Abbiamo l'orsetto quello bianco, abbiamo l'orsetto che stringe un altro orsacchiotto. Per ricordo della festa, no vabbè, adoro. E brindiamo all'arrivo di Leo. Niente, sta mangiando la purea. Com'è? Da 1 a 10? 10. Ah, quindi ora assaggiamo, vi farò sapere com'è. Ah, però io ve lo dico che è buonissimo. Ho deciso di farvelo vedere in diretta, perché secondo me è meglio, perché così almeno lo capite voi. Buonissimo, buonissimo. Dovete venire in Piemonte a provare la baglia cauda. Hai finito di stare appiccicato a Leo H24? È proprio... Hai finito? Cosa ci fate voi qua? Con Leo? Chiara? Sei con Leo? Dai che adesso arriva la torta per Leo. Di benvenuto. Dicono che non sarà poco. Veramente? Allora tra poco lo vedremo. Oh, che bello! No, vabbè, adoro. Prima volta il nonno Dino col nuovo nipotino. No, vabbè, adoro. Diego! Cioè, lo sai che il nonno anche lui ti ha tenuto in braccio, quando eri piccolo, piccolo, piccolo. Oh, ma ci stai abbandonando, nonno Dino? Ci stai abbandonando? E buonanotte, fiorellino. Allora, amici, noi stiamo venendo via dal Piemonte. Passato 2 giorni straordinari con mio nipote. Credetemi, ragazzi, che l'emozione più grande... e vederlo con gli occhi aperti. Difatti ieri l'ho visto veramente poco con gli occhi aperti, ma oggi è stata veramente una cosa fantastica. Vabbè amici, adesso torniamo in quel della Liguria, facciamo l'ultima notte Liguria e poi domani mattina si parte, si rientra a Roma e ovviamente voi passerete tutto il viaggio insieme a noi, quindi che dire, ci aspettano qualche chilometro da fare prima di tornare a Roma, vero Chicco? Com'è la focaccia della Liguria? Buona? Solito tu mangi focaccia con? Ratatà. E com'è? Buono. Chiara, ti vuoi svegliare che dobbiamo tornare a Roma? Allora amici, a noi ci tocca tornare a Roma. Sarò migliore. E nulla, Chiara non si vuole svegliare. Diego dirà che mangia la focaccia e io mi vado a bere un tè caldo. Anche Chiara, focaccia ed estate, vero? Allora, macchiette e macchiettine, noi dopo aver fatto colazione, aver preparato le valigie, aver caricato la macchina, aver fatto la benzina, aver fatto dopo un sacchissimo di cose, siamo finalmente pronti per tornare a casuccia, che si trova a Roma. Tra poco partiremo, difatti siamo ancora fermi, papà Antonio sta facendo le ultime cose, poi cinturina e si parte all'avventura di nuovo di Roma, perché da domani i bimbi ritornano a scuola. Allora amici, in pratica in questi giorni praticamente siamo alla soglia del carnevale. Difatti tra poco voi vedrete un sacco di cose che abbiamo fatto a carnevale, quindi ragazzi credetemi, io non vedo l'ora di farvi vedere tutto. Vabbè, tralasciando tutto, ci vediamo dopo e così facciamo il viaggio insieme di ritorno a Roma. Allora, dato che voglio che la vostra mente continui a essere bella fresca, allora intanto fatemi vedere, ok, cinturina c'è, ok. Allora, ci fermeremo tra poco all'autogrill. Nome d'arte? Fiat.
Diego. Ok, allora, figlio Diego, sono venuta a conoscenza che lei fa già le tabelline a scuola. È vero o non è vero? È vero. Allora, mi dica esattamente la prima tabellina 3 per 1. 3. Ok. 3 per 2? 6. Bravo. 3 per 6? 18. Bravo. 3 per 7? 21. Ok. Io la faccio molto difficile. La tabellina del 9. 9 per 1 9, 9 per 2 18, 9 per 3 27, 9 per 4 36. Sì, brava. 9 per 5 45. 9 per 9? 81. E 9 per 10? 8. No, aspetta, 90. Ah, ok. Vabbè, tra poco ci fermeremo in autogrill. Fermati in autogrill, cosa mangeremo? Ecco qua i tortellini appena fatti per Diego. Che buoni. Eccoci qua, Diego. Allora, questi sono pezzettini di prosciutto crudo. Puoi anche toglierli senza problemi, però sono molto buoni, eh. Provali, assaggiali perché sono molto buoni. Chiara invece sta già iniziando a mangiare la lasagna. Pensa che te l'ho fatti togliere perché avevo paura che non ti piacessero, amore. E mamma Giulia la bistecca di pollo e papà Antonio anche con le verdure fantasia. E quindi buon appetito a noi. Buon appetito. Assaggia. Buon appetito, piatto. Bravissimi. Chiara ha quasi terminato la lasagna e adesso assaggia. No, amore, sta finendo di mangiare. Ragazzi, non posso, mi viene la nausea. Ma... amore, non può mangiare la frutta con la pasta? Assaggia. Non ti piace, lasciala stare, assaggia. No? Assaggia. Il gusto della pasta in bocca. Sai, è buonissimo. Vabbè, prendi altra frutta. Comunque volevo dirvi che le lasagne l'ha quasi mangiate tutte. Chiara, ce la puoi fare? Recensione alla Tovil, zero. No, ragazzi, sì, no, non è stato granché. No. La frutta non è... La frutta non è... Difatti, diciamo la verità. Chiara, la lasagna com'era? Buonissima. La bistecca anche, i tortellini anche. Ma un contorno di verdure buonissima. Ok. Allora, abbiamo lasciato la recensione. Certo, amore, che noi abbiamo lasciato la recensione. E ogni volta che andremo in un posto, ve l'avrei chiesto alla fine, ma mi avete preceduto. Quindi la frutta zero, ma tutto il resto è abbastanza buono. È cattiva? Anche il kiwi, la pesca, proprio la frutta, sì, in generale. Sinceramente anche no. Eccoci qua, noi stiamo scendendo, terminato di mangiare. Ecco, Diego è scappato. Ok, noi direzione ora Roma. Allora amici, come potete notare, siamo arrivati a casa, mamma Giulia ha smontato tutte quante le valigie e che dire, questi giorni sono stati fantastici, bellissimi, abbiamo finalmente conosciuto il mio nipotino Leo e niente, ci vediamo al prossimo video, vi ringraziamo per essere sempre così tantissimo numerosi e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale perché ne vedrete veramente belle. Ciao. Innevato iniziamo a cercare Diego e Corro, ci dobbiamo sbrigare. Troppi segnali, adesso lo so, è stata Madame Miserò. Guarda più avanti e dimmi che vedi, insieme a noi c'è pure lo Yeti. Non è cattivo, è super